Buongiorno a tutti, Aeronit chiama Pianeta Terra, qui il dottor Gabriele Stefanelli. Al mio fianco, qui per miracolo, visto che era impegnato nel riconteggio dei voti delle elezioni americane, il dottor Tommaso Pratesi. Ciao ragazzi. Oggi andremo a vedere come massacrare le nostre spalle con veramente niente, ovvero null'altro di più che delle bande elastiche e un paio di manubri da 5 a 10 kg. Andiamo adesso ad iniziare questo workout per le nostre spalle con un esercizio che non necessita altro che del nostro corpo come attrezzatura per eseguirlo. Si tratta delle pike push-up. Questo è un'esercitazione che viene utilizzata come prima propedeutica per quello che poi sarà un esercizio piuttosto complesso, ovvero le handstand push-up, ovvero i piegamenti a testa in giù. Vediamo Tommy come le esegue. Allora, come vedete, la prima cosa da dire è che si deve cercare di stare più verticali possibili con il busto. Dovete cercare di non utilizzare la vostra muscolatura delle anche o delle gambe per sollevarvi, ma unicamente dovete cercare di utilizzare quella che è la pressione delle mani contro il pavimento. Ovviamente, più siete avanzati, più potete stare con le gambe tese. Nel caso abbiate qualche difficoltà, potete, o magari anche a livello di mobilità, potete tenere le gambe leggermente flesse. Qui Tommy fa vedere una versione un po' semplificata dell'esercizio. Se invece volete renderlo più difficile, ora qui noi non abbiamo un supporto per farlo, potete via via mettere le gambe più in alto, su un divano, su un tavolino, per arrivare poi a metterle contro una parete e via via avere delle diverse gradazioni di difficoltà dell'esercizio. Il mio consiglio è di switchare alla versione più complessa quando riuscite a farne da 15 a 25 ripetizioni. Anche qui 3 set, quando chiudete 20-25 ripetizioni abbastanza in scioltezza, cercate di passare alla versione successiva con le gambe di via più alte. Come secondo esercizio, Tommaso si mette a tracolla una banda abbastanza consistente dal punto di vista della resistenza, ovvero quella viola, e andiamo a fare delle distensioni su quello che è il piano scapolare. Come vedete, questo è molto importante come setting. Lui mette la banda sotto la parte centrale del piede, la passa davanti a sé e il braccio si inserisce qui nel mezzo, il gomito va nel mezzo della banda. Da qui lui va a distendere verso l'alto ed è quella di dare un pugno verso l'alto. Esatto, core compatto. Come vedete, lui è quasi 100 kg di military, ma la banda viola è abbastanza tremenda. Oltretutto, cosa interessante in questo esercizio è che la banda rispetta perfettamente il profilo della resistenza, della forza muscolare che abbiamo in questo esercizio, perché lui è debole qui, dove la banda ha meno tensione, e forte in alto, dove la banda si tensiona maggiormente. Subito dopo facciamo 8-10 ripetizioni abbastanza tirate. Andiamo a lavorare però su quello che è il piano frontale, per cui la banda sta sempre sul centro del piede ma passa dietro, lui si posiziona con i due capi della banda che poggiano praticamente sul lato esterno del bicipite e del tricipite, guardate bene, ok, rialzati dritto Tommy, da questa posizione l'omero va in abduzione maggiormente rispetto a prima e da qui lui va a distendere verso l'alto. Il movimento è il medesimo di prima, l'idea è sempre quella di dare una sorta di pugno verso l'alto dove il bicipite va ad avvicinarsi all'orecchio, ma qui rispetto a prima dove avevamo un coinvolgimento maggiore di quello che è il deltoide anteriore, andiamo a lavorare un pochino di più anche il deltoide laterale e tutti i rotatori della spalla. Forza Tommy, non fare figuracce, sei a 6 ripetizioni. I tifosi a casa ne vogliono almeno 10, su, 8 su, addome compatto, 9 su e 10. Molto bene, allora qui ne facciamo, per renderle allenanti, un paio di super serie per braccio da 10 a 15 ripetizioni. Quando riuscite ad eseguire 15 ripetizioni abbastanza in scioltezza, potete pensare di passare alla banda dalla resistenza maggiore oppure anche sommare più bande, avete varie combinazioni qui per aumentare il sovraccarico. Come terzo esercizio passiamo
a un qualcosa che ha poco bisogno di una presentazione, dato che chiunque si allena in palestra avrà sentito parlare delle alzate laterali. In questo caso però le facciamo con una piccola accortezza, ovvero andiamo a lavorare su quello che è il piano scapolare. Questo significa che non andiamo a portare i manubri semplicemente di lato, ma andiamo su quei 30 gradi, che poi è l'inclinazione della scapola rispetto a quello che è il tronco, che ci permettono di stabilizzarci al meglio e di sviluppare tutta quell'azione coordinatoria dei muscoli della scapola nel supportare l'azione del deltoide laterale. Per cui da questa posizione Tommaso parte e va a fare un movimento che risulta poi quasi una via di mezzo fra un'alzata laterale ed un'alzata frontale. Il busto è leggermente inclinato in avanti, vai pure un pochino più su Tommy con i manubri, molto bene, su, lì, molto bene. L'idea è sempre che i manubri vadano verso l'esterno, come a creare una sorta di semicerchio. Pensate sempre ad andare verso l'esterno, l'unico momento in cui dovete pensare ad andare verso l'alto è il terzo finale del movimento. Qui lui pensa un attimo ad andare verso l'alto, ok? L'idea è sempre quella di andare verso l'esterno. Ok, arriviamo a 12 ripetizioni, Tommy. Lì, arriviamo a 12. Ok, comunque leggermente più avanti, manubri. Ok, lì bene, su, altre due. Su. Vai, l'ultima che dice da 5 secondi per far felice gli amici a casa. 1, 2, 3, 4, 5, break. Passiamo adesso, sempre nell'ottica di colpire con forza la porzione laterale del deltoide, in questo caso anche un po' il deltoide posteriore e tutti quelli che sono i rotatori esterni dell'omero, a fare un press pull con la banda elastica, un esercizio che personalmente adoro, a prescindere da questo contesto di allenamento casalingo forzato, perché lo ritengo un esercizio che va a incidere veramente in maniera molto positiva sulla postura delle persone. Da questa posizione si parte con la banda elastica già leggermente tesa e Tommaso non pensa che a portare più indietro possibile la propria mano ed il proprio gomito, ok? Questo, esatto. Come vedete il cavo finisce sulla sua fronte, mentre il cavo va verso di voi immaginate anche di allontanarlo un po' con le mani, perché questo vi consente di targetizzare ancora meglio i muscoli che stiamo allenando, ok? Arriviamo almeno qui a una quindicina di ripetizioni, dopo un po' fanno un male cane. Per cui, vi ripeto, qui utilizzate una resistenza molto bassa che vi consenta di eseguire questo movimento praticamente alla perfezione. Ne otterrete molto a livello di postura ed anche a livello di ipertrofia del deltoide laterale. Spesso sottovaluta quanto questo sia uno degli esercizi che maggiormente permette la contrazione del deltoide laterale per via di quello che è l'allineamento della resistenza. 3 serie da 15 ripetizioni e possiamo passare all'esercizio successivo. Continuiamo adesso la nostra opera di distruzione del deltoide di Tommaso con delle alzate frontali. Ora, come vedete, lui si è piazzato in una maniera un pochino particolare, cosa che potete fare voi tranquillamente anche a casa, basta che avete un muro, un portone, quello che volete. Come vedete, il busto è inclinato rispetto alla superficie di appoggio. Questo ci consente di partire con le braccia dietro al busto e mettere i fasci anteriori del deltoide in una posizione di stretch che altrimenti non potremmo ottenere. Per cui noi riusciamo qui a lavorare una parte del ROM, quella di allungamento, che altrimenti sarebbe sempre tralasciata in quello che è il lavoro del nostro deltoide anteriore. Prego Tommy, fai vedere l'esercizio, queste alzate frontali, molto bene, si arriva bene indietro. Ok? Quando si arriva dietro vi consiglio quasi di contrarre il tricipite in fondo in modo da favorire proprio anche l'estensione dell'omero e l'allungamento del deltoide anteriore. Facciamo 12 ripetizioni. Ok, su, addome sempre compatto, su, bene dietro con le braccia, cercate proprio di raggiungere un ottimo stretch del deltoide anteriore, strecciate bene il deltoide anteriore, su, ok, 10, su. Come vedete anche 6 kg qui sono insidiosi, per cui non venite a dire ma io sono grosso, qui queste robe non mi fanno nulla, Tommaso sta soffrendo con 6 kg qui. Su, altre due. Ok, stop. Adesso, senza riposare, io fungo da valletta, si prende un elastico
dove vi consiglio di tenere una tensione neanche troppo eccessiva, e si va a lavorare quella parte del ROM muscolare del deltoide anteriore che in questo caso è stata un attimino tralasciata, per cui lui si piazza con le braccia di fronte a sé e da questa posizione va a flettere qui. Molto bene, 1, 2, addome compatto, 3, 4, 5, 6, qui vi fermate quando arrivate proprio alla morte, 7, su, 8, mantenete la tensione, su, ancora, su, 9, su, ancora, e 10, stop, molto bene. Qui fate un paio di superset da 12 ripetizioni, cercando proprio anche qui di aggiungere il cedimento in ambo le esercitazioni, e ci siamo, possiamo passare all'ultima coppia di esercizi. Terminiamo adesso con un po' di lavoro rivolto al deltoide posteriore. Prendiamo i nostri manubri, che non c'è bisogno che siano così eccessivamente pesanti. Ci stabilizziamo poggiandoci ad un muro, penso ognuno di voi abbia qualche muro libero a casa vostra, e da questa posizione l'idea è quella di portare i manubri verso l'esterno, andando a contrarre con forza il deltoide posteriore. Si tiene la posizione di contrazione un 2-3 secondi, 1-2, ancora, 1-2, la scapola si muove il minimo indispensabile, 1-2, siamo a 5, 1-2, siamo a 6, 1-2, siamo a 7, anche qui pensate bene ad andare verso l'esterno, stabilizzate bene il core, 1-2, siamo a 8, se sentite fastidio della schiena potete farli magari poggiando la testa sul bordo di una sedia, 1-2, siamo a 9 ancora, 1-2, siamo a 10, facciamo altri due tommi, 1-2, siamo a 11, l'ultima, 5 secondi, 1-2-3-4-5, appoggiamo i nostri manubri, anche qui senza recuperare prendiamo subito la banda elastica. Ora la portiamo di fronte a noi e da questa posizione la si va ad aprire immaginando proprio di aprirla con il petto nella parte finale del movimento. Qui uno, qui ovviamente ci sarà anche un po' di lavoro dei muscoli che adducono le scapole, ma li utilizziamo perché abbiamo già preaffaticato il deltoide posteriore, quindi molto bene. Questo, buono. Cercate sempre di tenere le braccia abbastanza alte, in linea con le spalle, su, qui, molto bene, l'idea un pochino più alto, l'elastico, un pochino più tra, la linea tra i capezzoli della clavicola, l'elastico, lì, molto bene, 10, su, ancora, 11, su, e 12, molto bene. Per finire, come ultima cosa, proprio per dare il colpo di grazia finale, Tommaso fa un passo avanti e andiamo a fare delle dislocazioni con l'elastico, per cui lui afferra l'elastico, lo porta dinanzi a sé e va a portarlo avanti e dietro. L'importante qui è mantenere sempre una tensione costante verso l'esterno, su avanti, ci si ferma all'altezza del petto, un po' più, due, su, tensionate sempre con forza l'elastico verso l'esterno, 3, molto bene, su, 4, su, 5, qui lavoriamo molto anche proprio sui rotatori esterni dell'omero, 6, 7, tensionate sempre verso l'esterno con forza, questo vi permette anche di attivare maggiormente il deltoide posteriore, su, 8, ancora, 9, su, 10, forte la spinta verso l'esterno, su, arriviamo a 15, su, 11, su, 12, molto bene, 13, 14 e 15, stop. A questo punto le spalle dovrebbero essere cotte a puntino. Bene ragazzi, anche per questo video sull'allenamento delle spalle è tutto, sì che provatelo, fateci sapere nei commenti, lasciate un like e condividetelo con i vostri amici in modo che anche loro si possano allenare a casa. Ciao a tutti! Ciao ragazzi!